Mi chiamo Andrea De Chiara e ho deciso di realizzare un video sull'abilismo perché secondo me questo tema è ancora molto molto nebuloso. Iniziamo dal principio. Per abilismo si intende l'utilizzo di determinate parole o atteggiamenti che vanno inconsapevolmente a discriminare una persona con disabilità, sia in senso positivo che in senso negativo. Per inciso, oggigiorno le persone con disabilità vengono dipinte dai media come eterni sfigati o eroi, quando in realtà la verità è che le persone con disabilità non si sentono né vincitori né vinti. Io, per esempio, sono un uomo in carrozzina e mi reputo esattamente come tutte le altre persone. Sicuramente avrò maggiori difficoltà a gestire la mia quotidianità a causa delle barriere architettoniche, perché affronto degli ostacoli tutti i giorni. Tuttavia, non sono speciale, ma io amo ritenermi una persona che vive la sua normale quotidianità. Purtroppo, però, questo messaggio fatica a passare attraverso i media. Al contrario, trovo che si prediliga a valersi di narrazioni che ricalcano questi estremi opposti. Cioè, o si parla dell'eterno eroe, oppure si parla del povero sfigato che non esce di casa. E secondo me è proprio a causa di questo secondo concetto che talvolta si verificano degli episodi, diciamo, inusuali. Infatti, nonostante io abbia ormai raggiunto 34 anni, mi capita spesso di incontrare gente sconosciuta che mi mette la mano in testa, solo per il semplice fatto che sono in carrozzina e le altre persone sconosciute si sentono in diritto di, diciamo, augurarmi una sorta di benedizione. Questo è un esempio classico di comportamento abilista, inconsapevole, certo, dettato da un retaggio culturale arcaico. Naturalmente, io sono consapevole che si tratta di un atto fatto in buona fede. Infatti, non voglio puntare il dito verso nessuno. Tuttavia, ho deciso di dare questa testimonianza perché spero di poter colmare questo gap culturale e auspico che in futuro tale modus operandi cessi di esistere. Detto questo, ora vi faccio una semplice domanda. Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni simili, cioè di essere vittima di atteggiamenti infantili da parte delle altre persone? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Alla prossima!